Ciao a tutti ragazzi e benvenuti anche oggi nella sezione Mods and News, quindi tutte le novità del Mod Hub, le novità di Farming Simulator, ma non solo, una seconda parte del video con le novità di vari modder, quindi vediamo i loro post, le loro pagine, insomma tutte le novità che riguardano farming, ma ovviamente iniziamo. Inizio subito col riprendere un attimo questo New Holland T6 Tier 4B dei risicoltori pazzi che purtroppo, se non erro, mi era un po' sfuggito nel guardare molte mod, mi era proprio, come dire, passato sotto gli occhi, quindi succede a me, ma sono qua apposta per mostrarvi queste mod e non vorrei che succedesse anche a voi, quindi in questo caso vabbè è un aggiornamento perché era già uscito, però ci tenevo comunque a mostrarvelo, anche perché è uno dei pochi trattori, se non l'unico, che ha delle ruote in ferro da risaia fatte come si deve, e in più se vi ricordate, specialmente nel 19 avevamo portato anche altre mod, le avevo presentate, insomma ci tenevo insomma a fare un attimo di pubblicità e di ricordo delle loro mod ai risicoltori pazzi, tra l'altro PC e console. Ma a parte questo, iniziamo realmente con le mod uscite questa settimana. Come al solito si inizia dai vari update di mod, alcune conosciute, altre meno. Il Samas di JMZ e il solito nome che non riesco a pronunciare, però fidatevi che so che è un autore veramente bravo, è presente da diversi farming, quindi un'ottima barra, ero quasi tentato di prenderla anche nella serie, comunque intanto mi sono arrangiato con altro. Gem Garcia, autore spagnolo che ho portato preview e varie, vi porta questo bel rimorchio tre assi, tra l'altro screenshot sulla mappa Italia, teoricamente infatti non mi sembrava fosse troppo distante. C'è anche la versione Lizard, quindi accontenta un po' tutti, insomma comunque sono sempre vari update. Update molto interessante questo, per chi se lo ricorda, l'ho mostrato nella serie in Trentin, proprio per trasporto balloni. Un rimorchio molto carino, interessante. La parte più interessante che hanno aggiunto questa volta, difatti il changelog 1001, oltre vabbè rivisitare le texture eccetera, sono state aggiunte queste rampe, che capite ben che un rimorchio che magari già vi serve tanto, che, come dire, abbia due rampe in più, è come avere due rimorchi, capitemi, se no magari uno ne compra uno apposta per il trasporto veicoli, un altro solo per cose sfuse, quindi bel aggiornamento, ha fatto una bella pensata. Aggiornamento del New Holland di STV Modding. E poi qua iniziamo finalmente con qualcosa di interessante. Vediamo una rimessa, diciamo, in stile gotico, dice, ma appunto mattoni rossi, e che qua oso pensare che sì, siamo molto nell'est Europa, però ripeto, con qualche aggiustatina insomma si potrebbe anche tenere per altre partite, quindi un placeable PC console tranquillo, però molto molto carino. Questa è una mappa, si chiama East Groningen, e non è malvagia, era, come dire, papabile per un map tour, magari arriverà, non lo so, dovrei entrarci e controllarla per bene, perché ripeto, come al solito, non fermatevi ad analizzare insomma, come si dice il noto proverbio, non giudicate un libro dalla copertina, quindi per ora sembra interessante, poi appunto entrando potrebbe essere di più come meno, questo non lo so, però mi sento di consigliarvela. Se volete appunto campi, come avete visto, praticamente tutti regolari, non troppo grandi penso, e soprattutto sarà tutto un discorso pianeggiante, dipende a chi piace e a chi no. Case International Harvester Axial Flow 240 la serie, vediamo, da Gaming Flow PC e console abbiamo praticamente questa case, questa Mieti Trebbia, qualche configurazione, però probabilmente gli amanti della case eventualmente arriveranno a flotte. Qua probabilmente era un altro giorno di uscita mod, quindi vedo un po' di aggiornamenti, ma direi che potremmo andare quasi direttamente a questo che mi interessava per serie sì Est Europa, ma anche qua che si possono confondere con serie antiche italiane, quindi praticamente per PC e console avete uno span di fertilizzante trainato con tanto di seggiola, e molto caratteristico direi, quindi ci sta. Qua siamo al limite, proprio al limite delle mod che ritengo utili e non utili, nel senso, ok, hanno introdotto i container, quindi ci sta che arrivi un mezzo molto particolare, non l'ho provato, però
sembra carino e interessante per caricare i rimorchi oppure i vagoni del treno. Diciamo che, ripeto, ecco, siamo secondo me al limite. Sicuramente, mi pare che poi lo vedremo, c'è qualcos'altro che è molto meno interessante. Infatti non era molto distante. Qua io stendo un velo pietoso perché, ripeto, mi dispiace per gli autori, perché, ripeto, comunque, come dire, criticare il lavoro altrui non è mai cosa giusta, però tutto il tempo che hanno speso a fare un veicolo dei pompieri potevano anche benissimo spenderlo a fare qualcosa che non c'è su Farming. Secondo me è veramente tempo sprecato per questo gioco. Cioè, ci sono altri giochi che permettono di fare emergency, giochi, insomma, non mi sembra una trovata. Quindi questo, visto che il DLC contiene dei container, posso ancora capire l'utilità fino a un certo punto. Qua non ci siamo perché non mi porta nulla di particolare in più. Comunque, vabbè, British Storage, praticamente avete un capanno stile inglese, quindi se uno sulla Carl's Dim o la prossima che farà uscire Oxygen Devil non è abbastanza di capanni, può benissimo rivolgersi a VR Modding PC e console. Poi questo che abbiamo visto prima, probabilmente mi ero confuso, nel senso che questo ovviamente è Lizard PC e console, qua non mi ero accorto, chiedo venia, però è proprio marchiato in questo caso, difatti è solo PC, separandolo non mi ero accorto subito. Come succede qua che la Los Antonios RT80 di JM Garcia ve la propone ovviamente in formato Lizard, questa lama, e per tutte le piattaforme avete l'imbarazzo della scelta per i colori e ovviamente anche PC. Il caro Castan 18 che vi porta marchiato Lizard, però un bel rimorchietto ed è per tutte le piattaforme, ovviamente non penso ci sia la versione PC, infatti credevo ma non c'era. Agri Design Modding con un rimorchio semplicissimo, però diciamo che è abbastanza lungo, cioè se uno ha veramente esigenza di trasportare, qua vediamo ben 5 colonne di balloni, insomma l'ha calcolato appunto correttamente, quindi un vagone eterno, però potrebbe essere anche interessante. Qua lo vedo solo per PC, non c'è la versione per console. Ma prima che mi perda ancora mezzi come la scorsa volta, non riconoscevo il nome, però ci siamo, eccolo qua, da Barsum, e non è segnato, però ha collaborato anche il caro Butters, che è un amico su Instagram. Ritroviamo un McCormick e Landini serie 8, quindi praticamente avete qua una discreta scelta, basta controllare il discorso McCormick, brand Landini, le varie configurazioni eccetera, PC e console, se può interessarvi, insomma un'occhiatina diciamo gliela darei, insomma, ecco. Tornando all'altra pagina, che era praticamente l'ultima, ci avviciniamo a cose molto interessanti secondo me. Questo, vabbè, è un Massey Ferguson che l'ho visto ancora negli scorsi capitoli, un ripuntatore molto molto piccolo, tra l'altro 88 cavalli, però quindi nemmeno pochi richiesti. PC e console, se vi può interessare, insomma ci sta. Update di questi segnali che però sono molto, come dire, sandali con calzini, però sono personalizzabili, quindi almeno l'idea è molto molto interessante. Aggiornamento dei Crosetto CMD Pack di Mod Passion, sia PC che console. Aggiornamento anche del Valtra di Farmari 99, noto autore, molto interessante. Prefab molto carino, molto interessante, il caro Erlan Farmer, colui che ci ha regalato appunto il Kirovez, ci dà una mappa che al posto dell'usura vi ritrovate la ruggine, quindi può essere un'apertura interessante a, come dire, una forma successiva diciamo di quello che succede dopo che si svernicia. Prima si svernicia e poi si arrugginisce. In Giants deve ancora arrivare la ruggine. Era arrivata in un bellissimo coltivatore che avevo presentato nel 19, che aveva uno script eccezionale. Vediamo se qualcuno se lo ricorda, però intanto ci becchiamo la ruggine così, abbastanza, come dire, solo figurativa, però ci sta. Da JMZ, PC e console, abbiamo praticamente un miscelatore posizionabile. Secondo me è molto molto interessante. Qua vi dice, potete preparare il cibo per i vostri maiali e quindi
secondo me, se uno piuttosto che magari star lì col carro miscelatore, adesso non ho presente esattamente che input in questo momento magari accetta questo modello in particolare, però qua vabbè si vede che sta gettando dentro granella, probabilmente mais, non sono sicuro, però vi dà appunto in output cibo per maiali. Molto, secondo me è molto interessante che si pensi anche a un discorso placeable per certe attrezzature, quindi ve lo consiglio, insomma magari era passato un attimo inosservato, non vorrei mai che succedesse. Sempre da JMZ, che l'avevamo visto proprio in questa rubrica che lo stava per ultimare, la marca come vedete è Expom e si chiama Titan 600 dei rulli, li avevate visti in formato 3D, quindi grigi, il classico grigio blender per capirci, e adesso li ha conclusi e sono qua per solo PC purtroppo. Questo secondo me, alzi la mano, a 7 persone è sfuggito perché avranno pensato chissà cosa serve. Io non vedo l'ora di usarlo, purtroppo mi dispiace, come dire, dirlo, e quindi spreco un po' l'opportunità di farvi, come dire, una sorpresa, però se funziona come penso lo utilizzerò, quindi mi dispiace appunto, come dire, spoilerare il tutto. Cosa serve? Per sramare, infilate dentro un albero, lo trascinate dall'altra, lui lo srama. Se funziona veramente come dice, secondo me è eccezionale, quindi prossimamente nella serie All Macra, via. E concludiamo in bellezza perché abbiamo il caro Custom 18 più Hatchback Modding, che hanno portato un Vladimirec T25, trattorino piccolo, Est Europa, con tutti i suoi attrezzi, e penso sia, come dire, ben fatto. Cioè io qua, se mi serve per la serie Est Europa, non ci penso due volte, dico ok, lo scarico e penso di utilizzarlo, perché prevedo già che sia una cosa veramente fatta bene, quindi ve lo straconsiglio. Micropack Tractors anche per console, mod oserei dire molto carina, alcuni mi sembrano un po' esagerati, ma immagino che siano derivati da carriere, diciamo, da ambientazioni Sud America, però questo più o meno, e anche l'altro che va a, come dire, sì, c'ha un disco, avrei visto meglio un vomere, però insomma una pseudo moto zappa, così bene o male ci può stare anche in qualche carriera qua da noi, quindi probabilmente da qualche parte lo utilizzerò come minimo per lo sfizio di provarlo. Sembra carino, sembra interessante, io ve lo butto lì, da Eric, Isaac e AgroMod, guardatelo. Ed infine appunto si parlava di, salto velocissimo la Valzelli, ma torno, si parlava di Sud America, qua avete una mappa ambientata in Brasile, quindi se volete già iniziare con i micro, con le micro moto zappe, insomma sapete dove andare. Ma concludiamo appunto in bellezza che settimana scorsa vi ho detto sta per uscire, ed infatti è uscita. Intanto avete la Valzelli 4 assi del caro Miro Z PC e console. Tenete conto che i prossimi update, sarà da fissare qualcosa, ok, ma non penso, soprattutto saranno dedicati a portarvi la 2, la 3 assi e i vari accessori ad essa collegati. Quindi intanto preparate i vostri mega campi, che avete una 4 assi non da ridere, e poi aspettate che appunto arriverà praticamente tutta la serie. E per le notizie del blog di Farming Simulator anche oggi andiamo un po' veloci, la più importante soprattutto per gli amici che hanno Nintendo Switch o comunque giocano da console, da mobile, siamo gli sgoccioli, praticamente domani esce Farming Simulator 23, ricordo solamente che appunto, e riconfermo, è per Nintendo Switch e mobile, inteso telefoni cellulari, smartphone e tablet, quindi non pensate insomma di trovarlo e scaricarlo insomma qua per PC o per console. Quindi questa è una notizia, quindi ormai è imminente. La parte arena abbiamo già capito, ci siamo già chiariti nella live e anche nello scorso video, non mi trovo allineato con questa tipologia di esports o comunque di come è sfruttato farming in questa maniera, mi sembra proprio una gara molto 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 e ancora molto arcade. L'avrei preferita con un'altra filosofia, vabbè. E tra l'altro dopo, vabbè, vi citano del discorso FarmCon che ci sarà, quindi insomma in luglio ci saranno ovviamente le solite presentazioni, alcune novità, insomma è un evento insomma diciamo da seguire, che poi appunto seguiranno novità in merito a farming per quasi tutto l'anno, insomma, quindi
è da tenere in considerazione. E la lista delle mod che dovrebbero uscire, non so se è la stessa dell'altra volta, a me sembra di sì, anche perché tante sono già uscite, e tra l'altro sotto di solito aggiornano sempre con una GIF per dire abbiamo aggiornato la lista, ma l'ultima GIF presenta data 11-12 maggio, quindi tecnicamente è la stessa lista che avevo presentato la volta scorsa, quindi nessuna novità, ma la mostro comunque per ricordare che esiste tale lista sul forum Giants, quindi potete trovarla e stare al passo e tentare di capire più o meno cosa dovrebbe uscire. Winter is coming, ma in realtà qua è Italian Rise 2.2 is coming, infatti però la vediamo addirittura sotto una coltre di neve, tra l'altro quindi tutto imbiancato, tutto bello, tetti che si dipingono di bianco, insomma, quindi hanno sistemato un bel po' di cose, mappa che vi ricordo la vogliono portare presto e anche se riescono ovviamente per console. Tra l'altro in questo post parlano anche di cascine indipendenti, quindi sia in single player che in multiplayer potreste appunto iniziare in diverse zone, in diversi posti, e tutte, ripeto, indipendenti. E qua per i vari test in corso citano arature in corso nell'Italian Rise 22, quindi già qua passiamo dall'inverno a una stagione, ovviamente stagione di arature in corso, quindi intanto guardate e pensate già come iniziare la vostra carriera in questa meravigliosa mappa. E qua il caro Peppe978, il nostro ambasciatore, ci riporta il Fiat 120C. Dal suo video, ovviamente sono immagini prese dal suo video, che mostra il work in progress del modello, quindi qua vedete il 3D. Mi piace tanto la cabina, che sembra un qualcosa di abbastanza artigianale, penso, almeno non vorrei sbagliarmi, però mi piace. Comunque i cingolati, a me o con o senza cabina, mi piacciono tanto, quindi ben venga anche questo modello in Farming 22. E da custom modding cosa troviamo? Si era concentrato sul progetto Valmetal che vi ho mostrato la volta scorsa, ma qua vi fa vedere l'MT865E, quindi un gatto per tutte le piattaforme, dice sulla sua pagina. È da, come dire, circa l'85%, dice, e poi insomma non ho una data, però si dice per tutte le piattaforme, già mi fa ben sperare che arriverà per PC e per console. Sta revisionando un po' il tutto, quindi intanto segnatelo sulla lista dei desideri. Check, vari check ancora per lo Zetor 16145 turbo del caro Castan, nonché il 12011, quindi avete qua due screenshotine di dettagli particolari di, come dire, entriamo proprio nel vivo di questa mod. Prima o dopo arriverà, intanto noi l'attendiamo, diciamo, con tanta ansia. Shabe modding, e vedo una micro veramente skidder della Case, la 1816C, veramente ben modellata, un bel render qua, tra l'altro veramente carino, interessante. Il post riporta PC e tutta la sfilza di PS4, 5, XBS, quello che volete, quindi PC e console in sostanza. Spero insomma arrivi presto, perché in qualche farm io questa ce la vedo molto bene, assomiglia un po' a quella di Black Sheep, che aveva portato anche lui una Massey Ferguson molto piccola, però questa è di quelle skidster che passano anche dalle porte, quindi voglio dire è ancora più stretta della vecchia Massey Ferguson che tutti ci ricordiamo. E come al solito, giunti alla chiusura dell'episodio, vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente spero di essermi meritato la vostra attenzione con un like, un'iscrizione, un abbonamento. Se comprate copie ricordate il mio codice partner Nico87. E detto questo, vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente fui bravi e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!